Nuova frontiera di Discount or Die, il videomessaggio registrato intanto che guido per andare a lavorare con i capelli bagnati. Perché non so se lo sapete, sicuramente l'ho scritto in qualche recensione, la nuova disagio è si svegliare 6 del mattino per fare i capelli e andare al lavoro. E è uno dei tanti regali della pandemia, oltre a questa incredibile capacità che abbiamo acquisito tutti quanti di far finta che sia tutto normale. Cazzo! Capita spesso che io incontri degli animali morti per strada e abito in un posto meraviglioso, la Val Ceresio, e tra le montagne, il lago e tutte cose, però sistematicamente la mattina qualche bestia morta per strada investita la trovo. Volpi, ricci, leprotti, topi e gatti rossi che statisticamente sono più proiettati a buttarsi sotto le ruote delle macchine, a quanto pare, perché come sapete i gatti rossi sono un po' in dread. Video messaggio questa mattina per parlare di che cosa? Della tendenza del genere umano a reiterare i medesimi errori, come se non esistesse un passato, come se non ci fosse una cazzo di memoria. C'è stato un Fukushima, nonostante i giapponesi abbiano subito Hiroshima e Nagasaki, gli ebrei israeliani, alcuni ebrei israeliani, lo Stato di Israele, con l'avallo dei sionisti americani, sta facendo subire a un popolo quello che tutto ciò che loro hanno subito, e quindi nella giustificazione di ciò, e voi lo avete fatto ancora, cazzo, ancora siete andati all'alba fuori dal Lidl a comprare quelle scarpe di merda. E io ne ho già scritto, e quindi mi sembrava un po' sciocco ripetere, ripostare nuovamente una cosa che ho già scritto, di cui ho già parlato. Sebbene come Vice, come The Vision, non fanno altro che ricondividere gli stessi articoli da un decennio. Se vedo un'altra cazzo di volta l'articolo sul ghosting, che è la nuova violenza psicologica del nuovo millennio, io spacco qualcosa, anche perché il ghosting è sempre stato il mio metodo di difesa per proteggermi dalle brutture del mondo, perché sono una persona molto sensibile. Detto ciò, ricondividerò l'articolo Follow Your Lidl sulle scarpe del Lidl che avevo scritto, questa volta in versione video, con una lectio magistralis che probabilmente registrerò in pausa pranzo nascosta da qualche parte. A più tardi! Ho provato a leggere la recensione, ma non mi veniva bene, anche perché continuavo a aprire 75 parentesi sulle parentesi che apro di solito già quando scrivo, e questa cosa si rivelava molto complicata e deleteria e poco intelligibile. Sono disperata perché avevo registrato tutta una recensione e accidentalmente non stavo registrando veramente. E quindi proverò a raccontarvi quello che appunto era stata la mia riflessione sociopolitica antropologica legata al fenomeno scarpe Lidl. Succede che dopo anni che non scrivevo praticamente più per Discount or Die, mi chiama il mio ex collega, nonché amico Pietro, e mi dice: senti, ma cos'è che non capiamo? Spiegaci, illuminaci su questo fenomeno, perché è assurdo. Che cosa nasconde questo fenomeno delle scarpe della Lidl? Raccontaci il tuo punto di vista in quanto autorevolezza nel mondo del discount. Rimarco questo concetto, no, dell'autorevolezza, perché la spiegazione del fenomeno delle scarpe della Lidl si sviluppa su tre livelli differenti, che parte da, appunto, dalla legittimazione, dal concetto di legittimazione, dal concetto di autorevolezza e infine di identità. Sono stata definita in tanti modi diversi, appunto come regina indiscussa del discount, ragazza copertina, dopo vi spiego perché, e con affetto, sacra icona della militanza. Questo mi ha sempre scaldato il cuore. Ragazza copertina, perché qualcuno sosteneva che io facessi tutto per finire sul copertino, cosa che è successa solo per due volte, entrambe le volte a mia insaputa.
E la mia volta, che, cioè la volta che preferisco, ovviamente, quando sono finita sulla copertina di Cronaca Vera, e ne ho qui una testimonianza. Bella trentenne, scrive un manuale di sopravvivenza ai tempi della crisi. Non sono un'esperta di denari guadagnati, ma di soldi non spesi. Che non è assolutamente vero. Perché io non sono la regina indiscussa del discount perché sono un'esperta di risparmio, ma perché sperpero così tanti soldi e ho una cattiva amministrazione delle mie finanze, per cui sono sempre in bolletta. Quindi non parte da una virtù, ma parte da un difetto. Io e il risparmio abitiamo in galassie separate. Vorrei parlarvi delle mie galline, perché è sintomatico del fatto che io abbia speso 40 euro per farmi dire che la mia gallina Cambogia è grassa. La si chiama così perché prima ce ne avevo due, e c'era Cambogia e c'era Holly, che è l'abbreviazione di Holiday. E le avevamo chiamate così, Holiday e Cambogia, perché le galline, io non lo sapevo, praticamente passano tutto il giorno a fare polpot, 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 polpot. Solo chi conosce Dead Kennedys può capire questa battuta. Detto ciò, erano due, Holly e Cambogia. È arrivata una volpe e si è portata via Holly a causa della mia trascuratezza nel costruire un pollaio con mezzi di riciclo e di recupero. E perché volevo risparmiare, la mia unica volta nella mia vita in cui ho voluto risparmiare, ho perso una gallina. E quindi poi il giorno dopo ho speso tipo 370 euro per comprarmi il pollaio più sicuro, più blindato, più lussuoso, più esclusivo sulla faccia della terra, che al confronto un colone israeliano è a rischio come un bambino palestinese che va a scuola. L'unica volta che nella mia vita in cui ho cercato di fare qualcosa a risparmio, ci ho perso una gallina e ci ho sminato un sacco di soldi per l'ansia e per i sensi di colpa il giorno dopo. Quindi, pur non essendo un'esperta di risparmio, io vengo narrata, mi sono creata un'autorevolezza, sono stata legittimata come esperta di risparmio. Ma tornando alle scarpe della Lidl, parlando con Pietro è venuto fuori appunto che già da tempo la Lidl stava cercando di insinuarsi in una fetta di mercato che non era propriamente quella dei discount per i poveracci, ma dei supermercati fighetti. Basta ricordare la linea Deluxe, lusso per tutti, con profonda mia delusione nel momento in cui, passando fuori dai Lidl, c'erano questi striscioni, questi banner che dicevano lusso per tutti. Il signor Lidl si è svegliato e ha detto: io non voglio più essere il supermercato degli straccioni, io voglio essere il supermercato fighetto. Così fighetto che la gente sarà fiera di indossare il mio brand addosso, sulle magliette, sulle scarpe e quant'altro. Così come un padre Pio a un certo punto ha deciso che voleva essere santo con le stigmate. Badate bene, Lidl rimane sempre un discount. Padre Pio rimane sempre un vecchio di merda che si raccontava come un santo con le stigmate. C'è un valore reale e un valore simbolico. Il valore reale è oggettivo, il valore simbolico nasce dalla narrazione che facciamo di determinate cose di noi stessi. Ok? Il Lidl si racconta come un supermercato fighetto. Padre Pio si racconta come un santo. Israele si racconta come la vittima. Perché il fenomeno scarpe Lidl ha creato delle reazioni così estreme da una parte e da un'altra, di fanatismo o di indignazione? Perché nel momento in cui tutto può essere tutto e non esiste più quel percorso per cui dalla legittimazione si passa all'autorevolezza e infine all'identità, e chiunque può raccontarsi in qualsiasi modo e può essere il cazzo che vuole, allora nulla ha valore. Allora davvero chiunque può contestare l'opinione di un medico che ha studiato? Allora, mi è capitato di recente, per esempio, di vedere un meme. Siete adorabili quando fate così, davvero, vi voglio proprio bene. Per cui uno calcolava il proprio stipendio su quello che è il valore, il costo di produzione della banconota, no? Dice: ci prendono per il culo perché la Banca d'Italia è una banconota, per noi valiamo 200 euro al mese perché le banconote costano alla Banca d'Italia 200 euro a produrre. Allora,
Io non mi voglio addentrare in queste cose che io non so neanche le tabelline. Però non è che ci voglia tantissimo a capire che c'è un valore simbolico e un valore reale anche per le banconote, no? E che, ritornando al concetto di valore simbolico, valore reale, il valore reale della banconota è quello lì del costo di produzione, il valore simbolico è quello che gli attribuiamo nel momento in cui una banconota vale 50, 30 o 20. Non siamo all'epoca dei gettoni d'oro, ricordiamocelo. Se chiunque può essere qualsiasi cosa, a seconda della narrazione che fa di se stessa o se stesso e del valore simbolico che vuole narrare e raccontare, non c'è niente di sbagliato nel vedere che Annie o McDonald's, Annie si racconta come un'azienda green e McDonald's si racconta come un fast food healthy che fa le insalate. Tutti quelli che si sono, mi viene da dire giustamente, indignati per il fenomeno scarpe della Lidl è perché inconsciamente, intrinsecamente, ha timore di quello che sta succedendo, ovvero che chiunque possa decidere, autodeterminarsi, governatore, politico, medico, e quindi possiamo avere un medico che pretende di curarci senza quel lungo percorso dato dallo studio, dato dall'esperienza che porta legittimazione, autorevolezza, identità. Possiamo immaginarci che chiunque possa improvvisarsi presidente del consiglio, ministro, non avendo mai lavorato in vita sua. Lo so, sta già succedendo questo, però forse le scarpe della Lidl hanno un po' acuto la ferita. Presumo che la spiegazione sia questa. Chi è che compra invece le scarpe della Lidl? Chi è il fanatico delle scarpe Lidl che fa la coda fuori dal supermercato all'alba per potersele comprare? In questo processo, in questa follia di autodeterminazione di tutto e di tutti, per cui ognuno può essere il cazzo che vuole, senza nessun processo di legittimazione, ci dà speranza. E pensate alla moda della gente che sta attenta a come si veste, per intenderci, e che cambia i vestiti in base a quelli che sono i trend set, che un giorno vanno in giro vestite country chic, il giorno dopo con le borchie e il giorno dopo sembrano dei gerarchi nazisti, e è tutto comunque portato all'estremo e senza gusto e senza identità. Cioè viene accettato qualsiasi cosa e si gioca veramente ad essere il giorno la scolaretta Britney Spears Baby One More Time e il giorno dopo una guerriera cyberpunk in un futuro post-apocalittico. Leni si narra green, Padre Pio si narra santo, Israele si narra vittima. Noi abbiamo bisogno, noi desideriamo di conservare, di proteggere tenacemente l'idea, la speranza, il sogno di poter nascere mela per poter diventare pera, dove per mela intendo oppresso e per pera oppressore. Alla prossima cosa che farò, non so quando. Ciao, Ne.